Un po' ingessato sull'aspetto di internet, dove guarda più in camera. Non ti preoccupare che l'ultima virgola l'hai sbagliata, perché tanto non è quello. Il problema è che comunque bisogna essere incisivi, non ci dobbiamo inventare le cose. Il timbro di voce tu ce l'hai buono, quindi per quanto riguarda la posizione da inviato ci sta tutta, perché all'inizio non guardavi la telecamera, al secondo giro ti ho detto correggi questo aspetto, subito l'hai corretto, quindi ci siamo. Per quanto riguarda... Come? Berlusconi. Ah, vabbè, giustamente lei è andata su temi più abbastanza caldi e importanti. Per quanto riguarda la conduzione va bene, però ti ripeto, tu dopo più andavi avanti più riuscivi ad avere la padronanza della conduzione. Per quanto ti riguarda, invece, a un certo punto, secondo me, quando tu centri l'argomento, poi devi portarlo, devi essere, se riesci a dare più ritmo e ad evitare quelle parole che praticamente quelle frasi che ti portano in giro ma che non ti servono a niente, per esempio, allora grazie, fa... no, più veloce nel ritmo, però comunque l'impostazione era buona, nel senso più veloce nel ritmo, andiamo subito al desk, no, grazie per il contributo che ci hai dato dal desk, non ce ne frega niente, grazie Francesco, via, andiamo subito a Milano, cioè tu devi essere molto più veloce nella manovra, è come quando giochi a calcio, l'allenatore ti dice, Enduli che tocchi sta cavolo di palla 3 volte, prendi, buttala e dagliela subito. Tu, quando prendi la palla dalla redazione, tu gli dici, ok, come ti chiami, ricordami? Luigi. Grazie allora per il contributo, Luigi. Come ti chiami? Andrea. Andrea, grazie per il contributo, Andrea, per quello che ci hai detto sul desk. No, questa una conduttrice non lo deve fare, perché tanto è tutta cosa superata. Come, sì, come Deborah, qua, a un certo punto, io sono dietro le telecamere, e cosa dico a Deborah? E Andrea dice, tra poco ti volevo fare questa domanda. Tu mi devi spiegare, mattina un attimo. Tu mi devi spiegare perché ogni volta, io l'ho detto a Deborah, lo ripeto a voi, perché mi devi dire ti volevo fare questa domanda? Fagliele e basta! Mi stai perdendo tempo, mi stai ammazzando che tu mi dici, sai, ti volevo fare questa domanda. No, te la faccio e basta, finisce lì. Cioè, tutte le cose fuffa le devi eliminare e così dai ritmo. Dov'è che si giudica un conduttore? Un conduttore si giudica dalla velocità, dalle domande intelligenti e dalle domande un po', tra virgolette, stronzette. Cioè, tu non devi fare la domanda, com'è il tempo? È bello? E chi le dice, sì, è bello il tempo, non me ne frega niente. Cioè, chi gioca domani devi fare sempre una domanda che non abbia la risposta, però sia cazzuta. Cioè, devi tenere sempre viva l'attenzione di quello che ti sta sentendo a casa. E soprattutto non mi devi dire, adesso ci colleghiamo con Milanello, dove per noi c'è, e potremmo chiedergli che... No, non l'hai detto, però te lo sto dicendo a prescindere. Colleghiamoci con Milanello, le ultime subito con Francesco Letizia. Poi sono cavoli suoi che ci deve dire. Tu il tuo l'hai fatto. Se lui invece parla, parla, parla e non mi dice niente, il deficiente è lui. Il pirla è lui che non ti sta dicendo la cosa giusta, però tu il tuo l'hai fatto e tu sei la conduttrice brava. Lui è l'inviato pirla e chi è che alla fine quando facciamo il programma salta è l'inviato pirla, non tu conduttrice. Tu devi subito, pam, pam, pam. Ok, Milanello, grazie, grazie Milanello, andiamo subito da Francesco Letizia. Vedo pronto? Gianluigi Longari da Piano Gentile, Gianluigi, vai. Qua ci ho messo 3 secondi. Però guidati, tu, capito? Avete domande? Ok, un'altra cosa. Empoli Avellino, cosa sono in questo momento? In Serie B, scusami. Grazie. Capolista, Eh? capolista, Un lei è microfono? capolista, Prima che hai detto? capolista ho detto, Capoliste. Capolista, perché possono essere pure 15, ma la lista è una, quindi capolista. Ti faccio un'altra domanda. Quando c'è il calcio di punizione, 12.000 telecronisti, questo già l'ho detto ai ragazzi a maggio, quindi non intervenite. Quando dicono c'è un calcio piazzato, pronto Roberto Baggio al tiro, è tutto giusto? in che senso, In che scusa? senso? Se c'è... No, Pronta la battuta. metti sto microfono vicino, se no sento solo io e gli altri non sentono. No, che non è pronta la battuta. Tu in quel momento devi commentare, anche se non sei un telecronista, però devi commentare, dici che c'è... Questa è l'area di rigore. Poco dopo, la mezzaluna... Io devo battere la punizione. E l'80% dei telecronisti dice che è un calcio piazzato, è tutto giusto? No, Perché? perché dipende da quant'è la punizione, se è di prima, di Non seconda. c'entra niente. Non c'entra niente. Tu lo sai? Chi lo sa che non è a maggio? Alzati. Vieni qua. Vola, vola. Il fratello di Rolando Bianchi. Calcio piazzato Vieni, Rolando. Genericamente l'angolo. Il calcio piazzato è genericamente la situazione di gioco a palla ferma come il calcio d'angolo, come Tu che dici? Io direi che la posizione va specificata la posizione del calcio piazzato. Però stai dicendo un calcio piazzato. Non era quella la condizione. Tu? Vieni qua. Non vi picchiate adesso per trovare la... Vai, corri, corri, vola! Come ti chiami? Andrea, vengo da Ventimiglia, Da sono Ventimiglia, ventimiglio, vai, sì. vai. Qual è la differenza tra calcio... Vai. calcio piazzato bisogna specificare se è calcio d'angolo, se è una punizione, se è una... No, Sbagliato. sbaglio... Altro.
Dai, dai, tu, vieni qua. Vola! Veloce, veloce. Vai, vai, vai! Non me ne frega niente che non sei sicuro, vai. Giri deve essere detto. Come Salvatore, ti chiami? Salvatore da provincia di Avellino. Bravo, grande. Allora, io penso che il calcio piazzato sia forse soltanto il calcio d'angolo, evidentemente. Il calcio di punizione poi è la battuta a rete. No. Quindi, però fammi capire un attimo la differenza. Quindi piazzato nel senso che c'è una posizione in campo che piazza la battuta e quindi è precisa, no? Ah, ragazza, okay. Vieni qua, corri! Vola, vola, stai qua. Me ne siete andati, prima ci mettete la faccia e poi me ne scappate. Come ti chiami? Stella. Stella, da? Venezia. Venezia, giri diversa la telecamera, vai Stella. Penso vai. Che piazzato uno si intenda... Diamo morale a tutti, poi io ci do materiale a tutti questi uomini, tu daglielo morale, dai. Piazzato nel senso in una posizione prestabilita, quindi calcio di rigore, calcio d'angolo, rimessa dal fondo, ok. E la calcio punizione? Calcio di punizione può essere in vari punti. Ed è un calcio piazzato? Cioè la palla è piazzata. Però no, non ci siamo. Vabbè, fino alla prima parte, brava. Applauso a Stella da Venezia. Grazie. Che comunque si è avvicinata di più. Stai qua. Mettiti qua vicino alle ragazze. La differenza, il calcio piazzato è quello già prestabilito dal rettangolo di gioco. Palla, la famosa come quando giocate a calcio a puntata. Il calcio d'angolo, il calcio d'inizio. Quello è calcio piazzato perché è piazzato e già stabilito. Quando uno batte la punizione, può essere qua, là, là, da tutte le parti del campo, non è un calcio piazzato, è una palla inattiva, cioè può essere da ogni zona del campo ed è una palla inattiva, non è un calcio piazzato, il calcio piazzato è quello già prestabilito dal rettangolo di gioco. Benissimo, altra domanda. Ho sbagliato dire che prende gol su palla inattiva dai calci d'angolo. No, perché prende gol su un calcio piazzato che è il calcio d'angolo, la palla inattiva è la punizione, sì, assolutamente. Quando il mio telefono squilla 12 volte al secondo, quindi lasciate perdere, ora tolgo la suoneria, vi chiedo perdono. La differenza quando io dico che il Milan è matematicamente, quelli di maggio, il primo che parla gli spacco la testa in due, ve lo dico. Quando il Milan è matematicamente campione d'Italia, ho detto bene? Non ho capito. Il Milan è matematicamente campione d'Italia, quante volte l'hai sentito? Un sacco di volte. È giusto? Giornalisticamente? Tu vai in televisione e dici, ho una notizia Michele, dimmi, il Milan è matematicamente campione d'Italia, che bello, e tutti contenti, è giusto? Non sto cercando di capire l'errore, vai. Qual è? Se è matematicamente... O che il Milan è campione d'Italia, non può essere in questo momento. Okay. Bravi, è talmente impossibile. Vabbè, l'errore dov'è? Che non si può, la palla è tonda, quindi fino a quando non l'ultima partita. No. L'errore? Dipende da quanti punti ha di vantaggio. Errore. Forse nella forma, forse non è matematicamente ma è aritmeticamente. Perché? Perché non è matematico ma è aritmetica, insomma. Applauso! Bravo, 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 bravo. Perché quando dici matematicamente il Milan è campione d'Italia è una fesseria. Perché? Perché in questo caso stiamo parlando solo di numeri e quindi è solo aritmetica. La matematica comprende l'aritmetica e la geometria. E in questo caso, visto che parliamo di calcio e di numeri, che c'entra la geometria? Niente. Quindi l'errore è che quando lui dice il Milan è matematicamente campione d'Italia, ciuccio, non si dice matematicamente, è aritmeticamente. Siccome è un errore che fanno tutti dalla mattina alla sera, voi non dovete fare questo errore di dire che matematicamente il Milan è campione d'Italia. Ma è aritmeticamente chiarito questo, svelato questo arcano. Allora io vi saluto, vi facciamo un altro applauso con i nostri ragazzi workshop di settembre. Adesso grazie ragazze, brava Stella da Venezia, brava Stella, schiaffo morale ragazzi, dopo passano da me materiale, andiamo subito, grazie ragazzi, bravi, poi entriamo nel merito, bravi, grazie. Allora due conduttori uomini, poi mi servono sei telecronisti, due conduttori uomini. Avete già fatto qualcosa in questo momento? No. Due ragazze da inviate, che sono anche conduttrici, dai, due ragazze, 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 vieni, una donna e un maschio lì, scelgo io, ho capito, basta, tu, là, tu, aspetta, mi sa che sto facendo troppi tu, occupato, tu. Tu non hai fatto workshop per giornalista, hai fatto workshop per cabarettista, non c'è anche tu. Va bene, tu qua? Nome? Cristina. Cristina da? Sorrento per Non è che mi dici Sorrento per il Genavo, non è che tengo scritto ignorante, va bene. Vabbè, Sorrento, dai.
Tu? Alessandro. Alessandro da Roma. Perfetto. Chi mi manca qua? Ho detto un'altra donna o un altro uomo? Ho detto un'altra donna? Sì. Un'altra donna. Tu, stand up, please. Io vado a caso per il momento, i primi giorni vado a caso. I primi giorni, oggi e domani. Poi cominciamo a massacrare tutti quanti. Va bene, va bene. Da dove vieni? Marta, da Desio, provincia di Monza. Pur Desio è famoso, non si per qua, se no pure sto rendo provincia di Napoli. Simone da Napoli. Simone da Napoli, provincia di? In che senso? No? Simone, provincia di... Cristian Casale Monferrato. Casale Monferrato. Avete una squadra di basket che è forte, eh? Avevate? Ci avete ancora? Ancora. Federica Pisani da Salerno. Grande, provincia di Salerno. Provincia di Campania. Bene, bene, Napoli, Salerno, Sorrento. Hai visto che Campania che abbiamo? Allora, guida il primo tu, vieni qua. Vieni qua, Casale Monferrato, guida. Centenario dello scudetto. Centenario dello scudetto. Ma non è che mi fa la storia tutto fino a dopo domani con tutto Casale Monferrato. Io mi metto lì, vi guardo, non faccio niente. E tu hai l'oro dal desk. Sì. Prendete internet da lì, Sorrento, penisola sorrentina. Non posso fare pubblicità che siamo in diretta, però vado sempre in un ristorante a Sorrento eccezionale. L'anno scorso quando l'Avellino ha vinto a Sorrento c'ero. Io sono la speaker. Tu sei la speaker, hai detto ha segnato l'Avellino. Olè, vabbè, a Parrocchiano, bel ristorante. È più famoso. È più famoso, va bene. Guidi tu, sì. Loro sono le inviate, una da Vinovo, da mandiamo. Se subito. E tu invece da Salerno. Salerno. E ti fai punto sulla Salernitana, così è agevolato. Poi guidi tu, va bene? Sì, 5 minuti. Andiamo avanti fino alle 12.30. Sì. Vai, guida. Non mi hai detto dove... Loro desk? Sei lì, loro sono desk. Un desk, un desk. E loro sono gli inviati. Fai quello che vuoi. Conduci. Buon pomeriggio, benvenuti negli studi di Sport Italia. Cominciamo subito la trasmissione con il collegamento a Vinovo per sapere la Juve come sta preparando la sfida imminente con l'Inter. Passiamo subito la linea alla nostra inviata Marta. Ciao, in diretta da Vinovo, le ultime della Juventus. Juventus dimezzata per motivi ovvi, ovvero i tanti nazionali partiti, soprattutto alla volta della squadra di Cesare Prandelli, della nazionale italiana. Sabato c'è la sfida con l'Inter a Milano, la nazionale però si trova appunto a Torino, quindi Antonio Conte potrà riavere subito a disposizione i propri giocatori, tanti appunto, sempre numerosa i giocatori della Juventus in nazionale. Gigi Buffon si è soprattutto fatto vedere nell'ultima partita con la Bulgaria per le grandi parate. Intanto qui a Vinovo Antonio Conte sta lavorando con quelli che sono rimasti appunto a sua disposizione, lavoro in vista della partita contro l'Inter di sabato alle 18, una sfida importante perché l'Inter di Mazzarri non è ovviamente l'Inter dello scorso anno, ha già fatto subito vedere quello di cui è capace, zero gol subiti. Troppo lunga, vai, andiamo alla conclusione. Grazie, no, grazie. No, no, aspetta, negatevi, ma è in diretta. Oh. Non è che devi picchiare in diretta, ho detto troppo lunga a lei, arriva alla conclusione. No, grazie mille, oh, stai calmo, vai, vai, vai. Perfetto, arriva alla conclusione. Perfetto, per ora da Vinovo è tutto, ti restituisco la linea, grazie. Vai, brava. Grazie Marta, passiamo alla... Vai, vai, ritmo, grazie ritmo, Marta, passiamo alla postazione desk e chiediamo ai nostri co-conduttori se ci sono indiscrezioni sulla formazione. Bravo. Gioca Lorente o no? A chi lo stai chiedendo? Se lo chiede il nostro conduttore, lo devo sapere, vada dal microfono, dai, vai, vai. Cristina, gioca Lorente o no? Vola, vai Cristina, resta là. Cristina, guarda la 3, guarda la 3. Llorente. Vai, dai la notizia. C'è indiscrezione in linea da Sorrento in cui è ufficiale il direttore Marcello Pitino va al Catania Calcio. Sorpresa per i tifosi che minimamente si aspettavano una mossa del genere. Dopo i colpi di mercato effettuati dal DS... è stata in attesa la notizia della sua partenza, però che dire, ha trovato ok, sei troppo emozionata, dopo pranzo ti vai a fare un bel pranzo a Corso Como, ti vai a mangiare la piadina, ti bevi una bella Coca-Cola, poi ti bevi una bella Red Bull e ti bevi una bella birra, arrivi in briaca e così, così almeno tu stai tranquilla, perché non ti ho detto, non stiamo all'università, non puoi tremare con quel dito che ti sto vedendo, ti sei fatta una bella manicure e poi che fai? Vieni qua e mi metti a tremare, non devi tremare, stiamo facendo una cosa divertente. E poi tu che domanda l'hai fatto?
si gioca lo Llorente. E tu mi rispondi con il direttore dello Sorrento. Ma lui ti chiede di Llorente e tu non mi devi rispondere col direttore del Sorrento. Se ti ha fatto quella domanda non devi andare fuori tema. Io e te ci vediamo nel pomeriggio, vai su di lui. Domanda di Llorente, vai. Llorente, ci sono indiscrezioni? Gioca o non gioca Llorente? Impostati, vai. Che non stai a casa tua e non stai. Non ci sono ancora notizie ufficiali, abbiamo però un ballottaggio a tre che riguarda Llorente, Giovinco e Quagliarella, che dovranno affiancare la coppia Tevez, Vucinic, vedremo se si riprenderà dall'infortunio. Raffica di notizie, velocemente andiamo sulla nazionale. C'è stata un'intervista del Corriere dello Sport ad Osvaldo, che si è lamentato moltissimo del trattamento ricevuto a Roma. Ha fatto poi Prandelli, ha reso noto che giocherà proprio Osvaldo a fianco a Balotelli. E per quanto riguarda la Salernitana, magari sentiamo prima la nostra inviata e poi diamo le ultime indiscrezioni. Ok, prendiamo subito il microfono. Tu non sei il conduttore in questo caso, non ti puoi tra virgolette permettere di dire che cosa bisogna fare, perché se io sono il conduttore e tu ti permetti dal desk di dire adesso vediamo se abbiamo il collegamento con Salerno, tu neanche le devi sapere queste cose. Io ti ho chiesto una cosa: se gioca Llorente non devi parlare 10 minuti per dimostrare che sei bravo e che sei figo, devi darmi la notizia che Llorente sta giocando, sì, non gioca, perché la curiosità, ed è finita. Poi se dici adesso vado a Salerno, io sono il conduttore, ma te chi ti ha autorizzato di che io vado a Salerno adesso? Se voglio andare a New York, sono fatti tuoi? No, sono fatti miei, perché sono il conduttore. Poi se mi dici che vuoi fare il conduttore, dopo ci proviamo e fai il conduttore, ok? Non è che ti sto cazziando, è per farti capire il ruolo, capiamoci. Vai, Salerno, Salerno. Lasciamo la Serie A e lasciamo ci colleghiamo a Salerno. Focus. Focus sulla Serie A. Non ti devi agitare, tu state qua, non ti devi agitare. Vai, focus sulla Serie A, le ultime da Salerno, dai. Benvenuti dallo stadio Arechi, ripresa della preparazione per la Salernitana, che vuole agguantare in vetta alla classifica il Pontedera, che ieri ha espugnato il Torre di Pagani. In vista della trasferta di Gubbio, Sanderra spera di avere al massimo della condizione i tre nuovi acquisti, Foggia, Esposito e Volpe, e spera e sarà a disposizione anche Rizzi, ultimo arrivato in casa Granata. Seduta tecnico-tattica con l'allenamento che è iniziato grazie al preparatore Angelicchio, e successivamente Sanderra ha fatto disputare partitelle a tema in cui ha provato gli schemi proprio in vista della trasferta di Gubbio. Oggi pomeriggio di nuovo tutti in campo, per il momento dalla Rechi è tutto, vi restituisco la linea. Ok, perfetto. Siamo saluti e chiudi, che siamo mancano 30 secondi alla chiusura. Bene, siamo in chiusura, arrivederci a domani, solito appuntamento con Sport Italia, qui dal vostro Christian. No, dal vostro Christian non me può fregare di me, dal vostro Michele. Dal vostro... E che sto parlando con mamma e papà? Mamma, dal vostro Christian, sto arrivando, non me ne frega niente. Appuntamento sempre domani alla solita ora qui sui canali di Sport Italia. Benissimo. Solita ora, secondo te a casa tutti quanti sanno che tu alla solita ora vieni su Sport Italia? No, quello non c'è. O fai la TV Guide che va in grafica, oppure dici come sempre domani vi aspetto ore 23 su Sport Italia, speciale calciomercato, grazie, e me ne vado. Va bene, vai, conduci tu stessa maniera, stesso ping pong, e poi andiamo in fascia pubblicitaria e poi andate a mangiare il panino e poi si riparte con i telecronisti alle 14:25. Mi raccomando, con i telecronisti, cioè quella della Torre Annunziata, che praticamente sono 6 mesi che si sta allenando a fare il telecronista. Bravo, un applauso direttamente al nostro amico Torre Annunziata. Vai, devi condurre. La tua telecamera è quella, forza. Attacco forte, vai. Bentornati su Sport Italia. Passiamo alla Juventus. Si parla di Vucinic. Passiamo a che cosa? Aspetta, amico mio, passiamo a cosa? Che mo stai incominciando? Il collegamento, giusto? No, ma passiamo a. Tu mi stai facendo l'introduzione. Passiamo a significa che stavi da un'altra parte prima. No, adesso devi andare. Vai, forza. Ben ritrovati su Sport Italia. Su Sport Italia. Si parla di Juventus, l'infortunio a Vucinic preoccupa a Vinovo Antonio Conte. Andiamo subito per il collegamento a Vinovo dalla nostra inviata Marta. Marta, cosa ci dici riguardo Vucinic? Sì, in diretta da Vinovo, le condizioni di Mirko Vucinic preoccupano non poco Antonio Conte, ma da oggi sembra più tranquillo il tecnico bianconero, perché le condizioni sono appunto di fatto meno gravi del previsto, di come appunto erano apparse durante la partita stessa. Da Agnelli a Marotta, ovviamente tutti preoccupati per la possibile assenza di Mirko Vucinic nella sfida contro l'Inter, anche perché lui con Tevez hanno finora davvero fatto bene, quindi Vucinic pronto a rientrare. Sono pronti ovviamente dalla panchina a subentrare al suo posto anche Llorente, Giovinco e Quagliarella. Per ora è tutto, ti restituisco la linea, grazie. E passiamo dunque ora alla Serie B, la Serie Cadetta. Si parla di Salernitana, vediamo. Serie C.
No, è rimasto 10 anni fa in Serie B. Adesso non per qualcosa, non per Campanile, ma in Serie C. Okay, stanno andando bene, però a tutto c'è un limite. Mi dispiace per la mia amica. La speranza tua e della tua amica, va bene, sì, anche mia. Si passa dunque alla Serie C, si parla di Salernitana. Vediamo dalla nostra inviata le novità e le ultime news in settimana. Ci sono stati dei malumori tra i tifosi per i risultati che sta avendo la squadra. Andiamo a Salerno, vediamo le ultime. Benvenuti da Salerno, diciamo che i malumori sono finiti da un po' di tempo grazie all'arrivo di Lotito e Mezzaroma, che hanno ripreso la squadra dal basso e l'hanno riportata in Lega Pro Prima Divisione, dove era fallita nell'era Lombardi. Grande entusiasmo anche per gli abbonamenti, che hanno riscosso grande successo con 5.000 tessere sottoscritte. Per ora da Salerno è tutto. Ottimo, vai, vola, brava. Vai, vola su internet, un flash sia dalla prima postazione che dalla seconda, vai. Passiamo quindi al desk, si parla di Milan, le ultime da Milanello per quanto riguarda le sedute tecnico-tattiche, gli allenamenti della squadra che sta preparando la trasferta di Torino. Grazie, rientrati i vari giocatori dalla trasferta di Monza, dove hanno seguito il Gran Premio d'Italia. La notizia naturalmente che tiene sempre banco è quella di Kakà, che su Twitter scrive di grande gioia, ecco, lo prendiamo, il tweet di Tata, di Kakà, con tutti i hashtag: Milan, emozioni, gioia, capitano, questo è solo l'inizio. A te. Lei. Passiamo quindi all'altra sponda di Milano, si parla di Inter, andiamo da Piano Gentile per sentire le ultime per la partita di sabato alle 18, Inter-Juventus. A te. L'Inter oggi riparte con il lavoro di preparazione. Siamo dopo la domenica di riposo, Walter Mazzarri decide di fissare la ripresa per oggi pomeriggio in vista dell'anticipo di sabato contro la Juventus. Occhi puntati su Milito, che ieri ha disputato l'amichevole contro gli svizzeri, e tornando anche al gol. Nei prossimi giorni soltanto sapremo se Mazzarri lo considererà pronto per schierarlo in contro il match con i bianconeri. Grazie. Perfetto. Ottimo. Allora, fai la chiusura in 10 secondi. Vai. Per Sport Italia 24 per oggi è tutto. Torniamo più tardi con l'edizione delle 19. A presto. Perfetto. Ok. Adesso ci facciamo un grande applauso per questa prima mezza giornata. Poi ci rivediamo alle 14.25, vi chiedo di non sostare nei corridoi, venite subito nello studio 1 di Sport Italia. Alle 14.30 ricominceremo con le telecronache dal vivo, 6 telecronisti per primi, poi altri 6, e alle 15.30 ci sarà la lezione, il faccia a faccia con voi, tra voi ed Alfredo Pedulla. Per quanto riguarda poi tutte le altre prove, lo facciamo anche più tardi, alle 14.30 tra le telecronache, ma anche con le prove di conduzione, e ci vediamo più tardi. Mangiate, bevete e voletevi bene. A dopo, grazie, ciao! Partiranno in 160, arriveranno soltanto in due. Un sogno da vivere, un sogno da vivere insieme. Dallo studio 1 di Milano di Sport Italia, il Workshop Sport, la seconda edizione per i giornalisti, aspiranti giornalisti sportivi, dai 18 ai 30 anni, telecronisti, inviati, bordocampisti, conduttori. Un sogno da vivere insieme, un sogno da vivere con tanti protagonisti del mondo del calcio, dello sport, della televisione italiana. I vostri ragazzi, i nostri ragazzi, per una settimana, per un sogno che non finirà mai. Vi aspettiamo.